Sì, avevo pensato a una parola difficile da pronunciare, Sì? persino per i giapponesi. Te la scrivo in chat e dimmi se riesci a leggerla. Ma tu me la scrivi con i kanji giapponesi oppure me la No, scrivi con no, l'alfabeto? te la scrivo in alfabeto, in alfabeto. Ah, ok, meno male. Ciao, sono Pietro Costanzo, benvenuto nel mio canale, questo è Talk Story, l'appuntamento in cui intervisto persone. Oggi ho il piacere di avere Kevin Redin, che è un ex studente di lingua in Giappone. Ciao Kevin, Ciao. come stai? Ciao a tutti. Bene, bene. Senti, sei stato 2 anni in Giappone a studiare la lingua giapponese. Come mai hai Sì. scelto proprio il Giappone? Fin da piccolo mi ha sempre affascinato i cartoni animati, i fumetti, anime, manga. Diciamo che questa influenza c'è sempre stata. È stata più forte durante gli anni delle superiori perché guardavo moltissimi anime, poi tra i miei amici si scherzava, si rideva. Poi era anche il periodo dove usciva l'Attacco dei Giganti, My Hero Academia, comunque iniziavano a uscire nuovi big del mondo degli anime. Sotto questa grande influenza ho detto, terminato le superiori, va, proviamo il Giappone. Quindi, piuttosto che andare all'università, ho detto impariamoci una lingua nuova. L'inglese, bene o male, già lo sapevo, quindi diciamo che ho provato a studiare il giapponese per provare a vedere se fossi stato in grado di imparare una lingua così difficile, così diversa dalla nostra. E avendo comunque anche dei soldi da parte, ho deciso di iscrivermi a una scuola e partire per studiare direttamente nel paese. Senti, e come sono stati i tuoi primi giorni lì in Giappone? Sei arrivato preparato oppure quando sei arrivato hai trovato un mondo completamente diverso? Io per fortuna sapevo dove sarei andato a finire, quindi sapevo l'indirizzo di dove sarei andato a vivere, la città in cui sarei andato, quindi prima di partire mi sono informato un pochettino, ho ricercato magari dov'è il supermercato, dov'è la stazione, le cose più importanti. Quando sono arrivato lì i primi giorni ho detto, ah cavolo, questo qui è come le mappe che ho visto su Google Maps. Ci sono stati più problemi per quanto riguarda le fermate dei treni, perché non sapendo leggere, non sapendo come fossero organizzate, all'inizio sbagliavo a prendere linea. Un'altra cosa che è stata difficile durante il primo di periodo era quella di potersi orientare, non avendo una SIM per il cellulare, non potevo utilizzare internet fuori casa. Quando uscivo e dovevo andare in un posto, dovevo, diciamo, orientarmi, magari scaricavo la mappa di Google Maps prima di partire e poi seguendo quella a naso, offline, cercavo di arrivare a destinazione. Sulle indicazioni dei vari cartelli non c'è la doppia lingua, immagino ci siano solo i kanji giapponesi. Ci sono scritti con i kanji giapponesi, ma è anche scritto con i caratteri dell'alfabeto, però Ah, in ok. giapponese. Cioè, è praticamente scritta la pronuncia dei kanji con i nostri caratteri e basta. Ah. Ah, ok, la pronuncia, ma non ad esempio in inglese. Esatto. Quindi comunque è difficile orientarsi. Sì. Senti Kevin, ti piacerebbe giocare alla nostra random box? Sì, mi piacerebbe. Random box. Lo faccio io. Solitamente sono io che mi metto in gioco. Ogni volta un ospite mi fa far qualcosa. Nel tuo caso, che cosa avevi pensato per mettermi alla prova? Ecco. Sì, avevo pensato a una parola difficile da pronunciare, Sì? persino per i giapponesi, quindi adesso te la scrivo in chat e dimmi se riesci a leggerla. La Va bene. parola è Ronyaku Nannyo. Ma tu me la scrivi con i kanji giapponesi oppure me la scrivi No, con no, l'alfabeto? te la scrivo in alfabeto. Ah, ok, meno male. Ronyaku Nanio. Esatto, Ronyaku Ma Nannyo. aspetta, è Ro con la R, però non c'è la R, è più L, secondo me, è L di Livorno. Allora sì, è praticamente la R giapponese che non è né una L, è una R. E com'è la pronuncia? È una Prova, prova, prova. Ronyaku Allora, la Nannyo. prova a dirlo, prova a dirlo. È più simile a una L in Infatti. questo caso. Prova a ridirlo, Loniac, però non è una L, non lo spero. Beh, ci No. provo. Loniacu Nanio. Esatto, Ronyaku Nannyo. Ok. E significa vecchi, giovani, maschi e femmine, quindi è una parola per dire tutti. Ah, ok, per dire un po' tutti. E non Sì. possono dire tutti? No, troppo semplice. Ah, diciamo che è una parola un po' più arcaica. Ok. Noi abbiamo il corrispettivo italiano, no? E sarebbe grandi e piccini, qualcosa del Ah, genere, no? Quindi un po' inclusivo di tutti. ok, va bene, va bene. Abbiamo capito che i primi tempi, insomma, alla fine
ti sei riuscito ad orientare, perché comunque avevi visto, no, le varie, diciamo, strade piuttosto che palazzi e strutture su Google Map. Ma invece per quanto riguarda i prodotti che dovevi acquistare per mangiare o altre cose, come ti comportavi? Cioè, quando andavi in un supermercato, azzeccavi sempre tutto o ti è capitato di comprare qualcosa, pensavi fosse una cosa invece era un'altra? No, allora all'inizio, non conoscendo comunque cosa si vendeva nei supermercati, non conoscendo magari cosa avrei trovato, compravo cose tutte già preparate. Ok. In Giappone si trovano tanto i bento, che sono delle scatoline con del cibo già pronto, e tu ne prendi una e sei a posto, perché hai già il primo, secondo, tutte messe insieme. Certo. Quindi all'inizio io compravo quelle perché non sapevo nemmeno cosa avrei potuto prepararmi, non sapevo né se avrei trovato la pasta, se avrei trovato ingredienti che si trovano in Italia. Per quanto riguarda le etichette, a scuola ci hanno insegnato fin da subito le cose principali, come ad esempio sale, acqua, condimenti, carne, pesce. Ci hanno insegnato subito quelle parole che potevamo utilizzare anche nel supermercato. Ovviamente io non sapevo leggere le etichette, quindi andavo un po' ad occhio. Questo sembra sale, prendiamo questo. Poi vabbè, ovvio che o è sale e zucchero, quindi ti sbagli una volta ma non una seconda. Certo. Per quanto riguarda la carne, andavo sul sicuro, sul pollo, che comunque si riconosceva, e poi sulle bistecche. Quindi sotto quel punto di vista non ho mai fatto casini, per fortuna. Come sono le ragazze in Giappone? Sono diverse da quelle italiane, perché almeno la maggior parte delle ragazze a Tokyo sono un po' più, come dire, riservate. Le percepisci un po' più timide rispetto alle ragazze che magari si trovano in Italia. Se è solo la prima impressione, perché poi se ci parli, prendi confidenza, sono ragazze normalissime. Cosa pensano le ragazze degli italiani? In Giappone c'è un personaggio della televisione italiano che si comporta secondo lo stereotipo dell'italiano. Questa persona è molto famosa. Quando si pensa agli italiani, ai giapponesi viene subito in mente questa persona. Quindi per loro un italiano è una persona a cui gli piace mangiare bene, bere vino, vestirsi in modo elegante, gli piacciono le donne, non gli piace molto lavorare, insomma. E diciamo che hanno questa percezione degli italiani. Ok, un po' distorta, diciamo. Che cosa ti mancava dell'Italia quando eri là in Giappone? Allora, dell'Italia mi mancava un po' il mangiare per quanto riguarda la frutta, perché in Giappone c'è poca frutta. Io, essendo un amante della frutta, diciamo, l'ho sentita un po' questa cosa. Vivendo a Tokyo mi son sentito un attimo ristretto, nel senso che a Tokyo tante strade sono strette, i tetti sono bassi, quindi anche i soffitti sono bassi. La sensazione di vivere in spazi grandi un po' mi mancava. È un po' claustrofobico, no? Esatto, sì. Sei mai stato in un capsule hotel? Sì, sono andato... Allora, la prima sera che io sono arrivato, io sono stato in un capsule hotel. Sono andato lì solo per dormire, poi certo, il giorno dopo sono uscito subito, quindi certo. Sono trovato bene. Ok, ok. È arrivato il momento della seconda random box, ci giochiamo? Ok, random box. Che cos'è quello? Allora, io sono andato su tuoi social a recuperare qualche immagine che ho trovato, quindi occhio a quello che pubblichi sui social. Iniziamo con questa. È una foto del ramen. Sì. Fatta in casa. In giapponese dice il ramen fatto in casa. Praticamente sono quei posticini, sì, sono locali piccoli. Sì. Dove magari c'è ad esempio una tavolata per il lungo, tu ti siedi, dai un bigliettino al cameriere e ti porta il ramen. Okay. Prima di entrare tu hai una macchinetta che ti stampa un bigliettino, quindi tu puoi sceglierti gli ingredienti, decidere se aggiungere più ingredienti di una cosa o più di un'altra. Tipo quello del McDonald's, insomma il touchscreen del McDonald's. Esatto, però è molto più rustico, diciamo, perché sono macchinette a bottoni, quei bottoni che ti stampano un fogliettino, esatto. Vabbè. Una volta entrati basterà sedersi e consegnare il bigliettino al cameriere, che dopo pochi minuti ti porterà quello che hai. Beh, di fatto è l'ordinazione, cioè tu fai l'ordinazione, esatto, su queste macchinette, e sul bigliettino è quello che vuoi mangiare, insomma. Io con la mia ragazza abbiamo preso entrambi il ramen. Sì. Come vedi, in una ci sono due fette di carne, invece in una ce n'è una. Questo qui è il ramen tipico dello stile di Yokohama. Ok. Perché anche per il ramen ci sono diversi stili. Questo qui è ramen fatto in casa di Yokohama. Proseguiamo con quest'altra immagine. Sei in un ristorante. Questa qui è una catena di sushi roll. Okay. Sono ristorantini
commerciali come può essere ad esempio il McDonald's, sì. Però, dove però invece fanno sushi o comunque cucina giapponese, okay. Tu ti siedi a un tavolo, poi come noterai nell'immagine in alto a sinistra c'è uno schermo, sì. Però lì è il tablet che tu prendi e col touchscreen ordini la roba che vuoi mangiare. Pensavo fosse il microonde, sì. Ti dico la verità. No, di fianco si ha un rotolo che continua a portare roba, e questo nastro non ti porta solamente quello che ho ordinato, ma ti porta anche cose random, cose a caso, che tu puoi decidere se prenderlo. Esatto. Proseguiamo con un'altra immagine che ho selezionato dai tuoi social. Okay. Questo che cos'è? Allora, questa qui è una foto fatta fuori al KFC di Kamakura. C'è questa particolarità che l'uomo barbuto del KFC, sì, è vestito da samurai. Sì. Perché Kamakura è una città molto tradizionale dove sono rimaste ancora tante costruzioni antiche, e diciamo che era la città dei samurai. Certo. Quindi per questo motivo hanno deciso di usare questo stile per l'omino del KFC. Chiaro. Ultima immagine che ho selezionato, questa qui davvero interessante, davvero curiosa. Sembra una foresta, penso di bambù. Sono bambù. Questa qui non è esattamente una foresta, perché è più che altro un giardino. Ah, un giardino. Che si trovava sempre a Kamakura. Sì. E questo giardino fa parte di un tempio dove si beve il tè matcha. Ok. Quindi il tè verde matcha. Ok. Però non quello che magari si trova adesso in giro, nelle fiere, nei supermercati, sì, ma è quello tradizionale, amaro e non molto buono, insomma. Ma come? Il tè giapponese amaro, non molto buono. Quindi è così amaro che dopo averlo bevuto devi mangiare una pasticca dolce, perché altrimenti stai male. È troppo male. Ti danno una pasticca di zucchero, insomma. Senti, hai vissuto in Giappone per 2 anni. Ecco, come reputi il cibo giapponese? È diverso e uguale rispetto a quello italiano? No, allora, per quanto riguarda il cibo, l'Italia e il Giappone hanno pochissimo in comune. Okay. Il cibo è buono, soltanto che potrebbe esserci poca varietà rispetto alla cucina italiana. La cucina italiana è molta più scelta quando decidi di cucinare, mentre in Giappone diciamo che le cose sono un po' più ristrette. Senti, abbiamo capito che il cibo non è proprio uguale a quello italiano, però insomma da noi in Italia è arrivato il sushi, a noi ci piace un sacco, e tu là in Giappone hai mangiato sushi? Sì, io ho mangiato sushi, però non ho mai mangiato quello di classe, ma ho mangiato sempre quello economico. In che senso quello di classe? Perché ci sono dei ristoranti che te lo fanno pagare centinaia di euro, usano pesce di prima qualità e ci sono chef di livello internazionale. Ok. Io sono andato solo a quelli economici, oppure l'ho sempre comprato al supermercato, quindi non ho mai assaggiato lo sushi, quello autentico, okay, giapponese. Però anche quello, diciamo, che si trova normalmente a livello di qualità è mediamente superiore a quello che si trova in Italia. Ah, ok. Bene. E invece come ti sei trovato nello studio? E soprattutto come hai fatto a vivere là i primi giorni, anche economicamente? Io sono andato lì, ovviamente avevo messo via dei risparmi. Per questo motivo io per i primi 6-7 mesi non ho lavorato, ma mi sono dedicato completamente allo studio. Prima impari una lingua, meglio è, più riesci ad avere opportunità nel paese straniero. Dopo che sono finiti questi 7 mesi, ho iniziato a cercare lavoro. Il primo lavoro che ho trovato è stato in un ristorante. Lavoravo in cucina, solamente che era abbastanza pesante perché io andavo in una scuola molto intensiva. Mm-hmm. Quindi ho cambiato diversi lavori. Ho lavorato come commesso in un mini market. Sì. Successivamente mi sono reso conto che potevo iscrivermi ad Uber e poter fare le consegne per conto mio e lavorare quando volevo. Sei diventato un rider. Esatto, sono diventato un rider, quindi andavo con la bici a Tokyo a fare le consegne. E quando andavi a fare le consegne, per orientarti, era un po' come qua, cioè vie, numeri civici, come funziona là in Giappone e soprattutto a Tokyo dove hai vissuto? In Giappone non esistono i numeri civici. Ah, ok. Quindi tu hai il nome di una zona, non esistono nemmeno i nomi delle vie. Una città è suddivisa in frazioni e in ogni frazione è divisa a quartiere. Ogni quartiere c'ha i suoi blocchi di case. Ok. Quindi tu quando vai a cercare un edificio o un posto dove devi andare, loro ti danno il nome e il numero del blocco, ma in questo blocco potrebbero esserci più case. Okay. Quindi tu per trovare quello che ti interessa vai a vedere i nomi degli edifici, perché ogni edificio ha come regola il fatto di avere un proprio nome. Quindi devi passare tutte le case e vedere i nomi. Esatto, ti dicono vai al palazzo, che solitamente hanno anche nomi in inglese,
vai al palazzo Lions, vai al palazzo Legends. Quindi tu, una volta arrivato al blocco, ti fai un attimo un giro e vedi il nome del palazzo, che è solitamente scritto in grande fuori, e così trovi il posto dove devi andare. Almeno nel palazzo poi ci sono i citofoni. Sì, sì, quelli ci sono. Una cosa che può essere scomoda è che non ci sono in molti citofoni non ci sono i cognomi. Tu devi già sapere a chi stai citofonando, perché se è un edificio con tanti appartamenti devi mettere direttamente il numero e poi ti rispondo, però non hai un corrispettivo con il cognome. Vabbè, questo si fa anche qua, ad esempio nel mio palazzo noi abbiamo un numero che corrisponde ad un cognome e noi comunichiamo ai rider il numero che devono citofonare, quindi qua diciamo siamo simili, ecco. Sì, però diciamo che alcune volte io andavo a consegnare la merce, nel senso, se uno mi scriveva 202 alla stanza 202, poi magari era la 204, quello è un problema. Sì. Lui, senza avermi lasciato il cognome, senza che non c'è scritto nessun riferimento al cognome fuori dalla porta, se lui ha sbagliato il numero io glielo consegnavo un altro e finiva lì. Certo. Come sono i giapponesi? Visti dall'esterno possono sembrare molto predisposti ad aiutare il prossimo, però c'è da sapere che molte volte questo è solo una maschera che di solito i giapponesi usano per mostrare all'esterno una immagine migliore di se stessi. Ok. Quindi nella realtà loro sono persone normalissime come noi, però ovviamente per questo, diciamo, fatto culturale, loro si sentono un po' costretti a comportarsi in questo modo. Però se li si conosce veramente, sono persone normalissime come noi, che hanno pregi, difetti, hanno anche vizi, non sono perfetti. Certo. Senti, in Italia, prima di arrivare in Giappone, ti sei dovuto preparare. Come è iniziato qua in Italia il tuo percorso per poi arrivare in Giappone? Cosa hai dovuto fare? 6 mesi prima di partire ho dovuto fare domanda del visto per poter entrare in Giappone. Queste procedure sono riuscito a farlo grazie ad un'agenzia che fa tutto gratuitamente e al tuo posto comunica con il governo giapponese. Ok. Kevin, siamo quasi alla fine di questa chiacchierata. Volevo capire un pochettino come ti sei trovato quindi in Giappone e se ci tornerai di nuovo. Io mi sono trovato bene e penso che ci tornerò, perché comunque è un paese all'avanguardia, ha molte cose che non si trovano in Italia e a livello istituzionale e burocratico diciamo che funziona meglio dell'Italia. Comunque, avendo conosciuto molte persone, avendo frequentato certi ambienti, diciamo, sono legato a questo paese e quindi molto probabilmente ci ritornerò. Hai passato 2 anni là, hai imparato la lingua. In che modo questo ti è servito ora che sei tornato in Italia? Allora, avendo imparato il giapponese ad un certo livello, mi ha permesso adesso di iniziare a fare lezioni online private di giapponese. Ok. Che livello hai raggiunto? Ho conseguito il massimo del test che si può raggiungere. Ti andrebbe di salutare chi ci sta guardando in giapponese? Minasan, kono douga o saigoma de mite kurete arigatou gozaimashita. Kore kara mo yoroshiku onegai shimasu. Grazie di aver visto questo video fino alla fine e un saluto generale per dire mi affido a voi, nel senso. Ok. Grazie per avermi visto. Senti Kevin, grazie per la tua disponibilità. Grazie a te Pietro. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale, di mettere mi piace e ovviamente di cliccare sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche. Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!